E benvenuti in questo nuovo video. Come avevo già annunciato nel video precedente, ho ricevuto un regalo da un utente che non vuole che si dica il suo nome. Insomma, a me dispiace perché avrei voluto ringraziarlo pubblicamente, però preferisce restare non in anonimato. E addirittura si vanta di essere il primo iscritto del mio canale. E il regalo è questo. Mi ha fatto recapitare a casa, non so come, ma ci è riuscito. Mi aveva contattato, però non pensavo che facesse un gesto del genere, ma mi ha regalato questo, che è un fucile 90, un arbalete monoelastico, un'asta da 6 mm e ci ho già attaccato sulla GoPro, poi farò un altro video per farvi vedere le modifiche che farò su questo fucile. Intanto per il momento lo provo così com'è, solo con la GoPro. Sono curioso di provarlo, oggi è il primo giorno che lo provo. E niente, grazie ancora all'utente misterioso. Non faccio in tempo a scendere in acqua e praticamente mi trovo davanti un cefalotto, cosa praticamente mai visto prima, qua sull'isola, un anno e mezzo che sono qua, mai visto, in mezzo metro d'acqua. E quindi provo a sparargli. Tiro preciso la testa, anche perché l'ho riguardato dopo rallentatore, però mi accorgo che c'è qualcosa che non va, perché oltre a questo tiro, in pratica ho sbagliato altri 3-4 tiri, ma a distanza ravvicinata, quindi ho deciso di fermarmi, tornare a casa e visionare i video con della GoPro per capire quale potrebbe essere il problema di questa mira errata. Di solito non è da me, è un tiro abbastanza ravvicinato, insomma mezzo metro, è impossibile sbagliarlo poi con un fucile nuovo così. Bene, bene per modo di dire. Allora ragazzi, neanche un'ora in acqua, sono dovuto tornare a casa, non so se la sfiga mi perseguita. Questo è il fucile in questione, quello regalato dall'iscritto del canale YouTube 2 giorni fa, più o meno. In pratica adesso dovrò andare in un centro assistenza qui sull'isola, ho visto che ce n'è uno per fortuna, e lo porterò lì, insomma, per vedere se si può fare qualcosa. In pratica il problema è questo: io ho caricato il fucile, ho fatto qualche sparo, anche se vedevo poca precisione nei tiri, e praticamente avendo messo lo stesso la sicura non dovrebbe partire, invece con elastico in carico e sicura mi è praticamente partito. È partito lo stesso con la sicura attaccata, mi è partito questo e praticamente il calcio mi è andato nell'inguine. Per fortuna solo una contusione, niente di che. Però il problema è questo, che adesso io ho notato che qui c'è una, si è fatta una scalanatura, non so se si riesce a vedere bene, c'è una scalanatura, probabilmente avrà mangiato col sistema di ancoraggio del grilletto che c'è qui dentro, molto probabile che l'ha segnato. Non so se magari è già un difetto, l'asta non è un acciaio buono e l'ha segnato, quindi ho fatto in tempo a fare 4-5 colpi, non di più, e mi è partito proprio all'improvviso. Quindi sono tornato a casa cercando di capire cosa poteva essere, perché cioè io per fortuna, meno male che metto sempre la sicura, è un'abitudine che ho. Con sicura non dovrebbe partire,
anche perché se c'avevo qualcuno davanti a me, o magari avevo il fucile abbassato verso le gambe, mi partiva il colpo, insomma, potevo finire anche in ospedale. Per fortuna sono una contusione all'inguine. Perché partendo praticamente mi è partito l'asta andata in avanti, ma il calcio ha dato un rinculo indietro così e nell'inguine praticamente. Per fortuna nell'inguine, proprio perché ha appena finito di caricarlo, quindi non sul petto, magari in faccia. Niente, adesso io vi aggiornerò, vediamo se domani mattina mi dicono qualcosa qui in questo negozio sull'isola che fa assistenza di fucili Beauchat. Vediamo se riusciamo a venirne fuori, altrimenti dovrò darlo indietro, insomma. Mi spiace per la persona che me l'ha regalato, però niente, la sfiga mi perseguita, ma io proseguo, vado avanti, non mi fermo. Al prossimo video, ciao ciao!